Abbiamo qui un piccolo unicornino, è vero, che sta snillando ancora. E qui invece oggi mi devo mettere a sistemare tutte queste cose perché Jenna domani parte, infatti oggi è il suo ultimo giorno, quindi mi ha lasciato un po' di cose che aveva in casa e i suoi vestiti invernali. Questo perché, ovviamente tornerà, però torna verso novembre, quindi gli ho detto ok, qualsiasi cosa devi lasciare, lasciamelo ovviamente. Nel mentre gli ho chiesto il permesso, qualcosa possiamo anche indossarlo, quindi, però appunto devo sistemarlo perché lo sapete che io sono maniaca dell'ordine, le cose così non le posso vedere. Qua mi ha lasciato tutte mini taglie, insomma, un po' di roba, le scarpe abbiamo già messe lì, alcuni prodotti per i capelli, Calzini, tanti calzini. diciamo una delle cose sconvolgenti è che mi ha lasciato questa. Praticamente si era portata questa macchinetta per fare i video e le cose. Ha detto vabbè, tanto non la uso, se poi ti serve di backup cose bla bla bla. La macchinetta in questione, la Canon G7X Mark II, praticamente è quella che usano la maggior parte dei vloggers. Infatti vedete anche lo schermetto così. Io ok Gianna, se proprio tu non la utilizzi, nel senso, ne faremo buon uso. Quindi stamattina appunto devo mettere a posto su queste cose. Adesso abbiamo anche l'app di Coupang, Coupang Eats, tutte cose, quindi come ho detto anche a Jenna, non credo sia una benedizione, credo sia l'opposto. Cercheremo di darci una placata perché già ieri sera, appunto, per provare insomma che funzionasse tutto, ho dovuto fare ovviamente un ordine. La cosa bella è che potevo ordinare l'acqua, cioè almeno non mi devo più incollare i bottiglioni d'acqua, le cose pesanti, quella è un'ottima cosa. Però vi faccio vedere perché in realtà tutte le cose che ho ordinato dovrebbero arrivare oggi. Ho appena fatto anche il mio primo ordine di delivery food, vediamo. Ve l'ho detto che questa non era una buona cosa perché ho voglia di tonkatsu da qualche giorno in realtà. Da quando avevo detto a Jenna riandiamo a questo ristorante, un posto buonissimo. Tra l'altro vi ci devo portare perché non mi ricordo se ho mai vloggato lì. Quando tornerà Cristina, perché torna verso settembre. Tornano tutti comunque. Vi farò vedere. E avevo voglia di quello con il cheese, quindi bello formaggioso. Vediamo com'è da questo posto. Sto seguendo il delivery guy e ora vediamo se lo vediamo arrivare qua. No, questa è una macchina, non ci interessa. Eccolo. Comunque, in teoria dovrebbe lasciarlo fuori dalla porta senza che io faccia niente. Dovrebbe tipo suonare e fine. Eccolo. No, ragazzi, è fatto più strano. Vi giuro, questa cosa è troppo figa. Mi dispiace solo che adesso lui sia arrivato con la pioggia. Poverino. Io lo noto sempre dalle sbarre qui. No, a me pensa che sia arrivato qualcuno, ma non ha capito che il cibo era lasciato fuori. È letteralmente qui. Che cari, ma qui c'è un fogliettino. E levassoio. Riso, tonkatsu, radish. Questo credo sia kimchi e cavolo. Questa è la salsa. E questo forse è tipo una zuppetta. Yes. Zuppetta di pesce perché sa di pesce. Allora, quando fanno questo cavolo così mi fanno impazzire. Mamma. Qua sta uscendo tutto il formaggio. Ami, ho sentito qualcuno fare un'altra consegna. Mi sistemo un attimo i capelli e vediamo un attimo i pacchetti. Allora, sto sotto l'aria condizionata con i capelli bagnati, non è l'ideale, ma farò in fretta. Allora, prima cosa che ho preso questa, perché ho il mocio per pulire il pavimento, ma non mi piace tantissimo perché rimane super 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 impregnato d'acqua e non riesco a toglierla. Quindi ho detto fammi provare questa, che dovrebbe essere una scopa dove appunto puoi mettere l'acqua. Infatti vedete qui c'è il serbatoio e poi ci sono le spazzole fatte così. Questo ragazzi fa troppo ridere perché nella diretta di JK dove dormiva si vedeva il cuscino e alcune persone sono riuscite a capire che cuscino fosse e c'era appunto il link di Coupang, quindi io subito tac 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 e l'ho preso perché ragazzi, cioè, io sono curiosa di capire come un cristiano possa dormire su questo coso, ma poi c'ha le palline dentro. Fatto in questo modo. Tra l'altro ha un odore di. Ah, ma dentro c'è qualcosa! Ci sono delle erbe rilassanti, forse per dormire. Lo proveremo, vi farò sapere. Poi, altro pacchettino. Ho comprato questa cup di quelle termiche, perché c'è quella della Stanley, mi pare si chiama, però costava troppissimo. Questa l'ho pagata tipo 7 euro. Fatta così. Questo è il prezzemolo. Eccolo qui. Poi questo dovrebbe essere il tonno. Sì. Purtroppo mi sono sbagliata, me ne sono accorta solo ieri.
che ho preso le confezioni grandi. Però questo finora è il tonno più buono che sono riuscita a trovare in Corea. E poi questa è una cosina per Ami. Amore, è per te questa. E mi sono scocciata che non abbia un posto dove bere e mangiare, quindi gli ho preso questa stazioncina. Guardate che carino, così finalmente non mi lascerà più le impronte di acqua ovunque. Non è vero, signore? È felice, signore, di questo acquisto? Non so, vedo della perplessità. Oh, ora sì, è super carino. Buongiorno. Oggi sarei dovuta stare in aeroporto a salutare Jen. Ieri sera siamo tornati tardissimo, ok? Ho detto non vado a dormire direttamente, aspetto che mi passano a prendere per l'aeroporto. E ero lì che aspettavo che mi chiamasse. Non avevo notato che il telefono appunto non aveva campo. Vi giuro, sono stata mezz'ora a cercare di capire cosa fosse successo. E semplicemente era il fatto che non avevo chiuso bene lo sportelletto della SIM. E ovviamente non avendo il wifi, se non avevo chiuso bene lo sportelletto della SIM, non prendeva la linea. Quindi mi stavano messaggiando, chiamando, ma io non ricevo nulla. Cioè io ero lì che facevo, perché nessuno passa? Sono le 6:15, le 6:20, perché fanno tardi che dovevamo andare alle 6 di mattina? Quindi io non ho salutato Jenna. Che rabbia, vi giuro, che rabbia. Ok, torna. Va bene, quindi sono le 6:30. Tenterò di andare a dormire. Inizia una nuova era, perché Ilaria è ufficialmente di nuovo sola, almeno per questo periodo. Facendo le mie cose, sto montando tutti gli arretrati che avevo. Quindi questi giorni non sono praticamente uscita, se non per fare proprio le cose che dovevo fare. Detto ciò, però, oggi esce il film di Barbie qui in Corea. Oggi è il 19, quindi ovviamente io e Ross andiamo subitissimo a vederlo. Ho già prenotato i biglietti, ragazzi, ormai sono diventata una pro che non avete idea. Cioè, una volta che fai le cose e poi ti ricordi come sono scritte, è facile, che ovviamente noi andiamo sempre con la Yongsan. Raga, la metro blu ogni volta mi fa dannare, infatti credo che oggi farò tipo un giro differente o prenderò gli autobus, perché non la voglio più prendere, mai più. Così sto già lì, magari mi vado a uno di quei caffettini, insomma, miei dei BTS lì vicino, e poi appunto sono lì già per vedere il film. E poi stasera porto Ross sull'isoletta, quella di Nodul, che è letteralmente davanti appunto sempre a Yongsan, perché lei non c'è mai venuta. E il film dovrebbe finire proprio giusto in tempo per vedere il tramonto e tutte cose. Oggi che è una bella giornata, ne approfittiamo e facciamo tutti questi giri. Vi faccio vedere anche la questione biglietti. Praticamente questo è il primo che avevo preso, ma mi sono accorta che avevo selezionato il cinema sbagliato, e questo è quello corretto, e questo si legge Yongsan Aipak, che sarebbe il centro commerciale dove appunto sta il cinema. Tra l'altro fa troppo ridere come scrivono Barbie, perché lo scrivono Babi. Ovviamente sapete che la RL in coreano è quella lettera tipo che sembra una S al contrario, insomma lettera un po' strana, c'è un nome che non mi ricordo mai, comunque quella che utilizzano anche per dire la parola carbonara, tutte quelle cose così. Però in questo caso non si può inserire, perché altrimenti sarebbe Balbi e non più Barbie, perché non viene Barbie, e quindi hanno scritto Babi. Niente, storia curiosa, affascinante. Quindi finisco appunto di lavorare, mi preparo appunto, e oggi registro anche un TikTok, mi sa, di tutta questa experience. Che mi sono casualmente ritrovata sotto la Hype, tanto dovevo stare qua vicino, Ross sarà un po' un pelino in ritardo. Ne ho approfittato e ho provato questa bibita di Kuromi, e non è male, ragazzi, non è male. Oggi stiamo registrando tra l'altro un sacco di contenuti, tra appunto vi ho detto TikTok, poi voglio iniziare a fare dei mini vlog anche su Instagram, qualsiasi cosa poi vedrete tutto quanto lì. Ma c'ho i pezzi questo coso? Ah! Ai pezzi! Ok, questo non mi piace, però vabbè. E poi è tardissimo e io devo ancora pranzare, però visto che tanto dopo dovremo prendere le nostre schifezze da cinema, mi sono data a questa insalata. Tra l'altro stavo con le cuffiette, ma ho appena realizzato che stanno facendo dei lavori, perché si sente a un casino tra le cicale e i lavori, e non si sa quale è peggio. Oh, c'è un toccone di insalata. Wow. Anche oggi le vostre amiche non vanno nella stessa spiaggia, ragazzi. Assolutamente. Ora facciamo una panoramica, perché non rende... Cioè, la gente vorrei sapere... Perché se io, guarda, più o meno loro li vedo, sono... Ok. Ma noi, particolè, la situazione è particolè. Troverò uno spot e vi farò vedere.
Ora lo ruberemo da questo negozio perché comunque dovremmo entrare. Anche perché io volevo vedere le ciabatte. E mi ricordo che qui ce l'avevano. Ah, eccole lì. Eccole queste, dai, non le hai mai viste in giro? Ah sì, queste qua. Certo, queste le ho viste. Adesso dici se sono comode, a me mi turba un po' l'idea del... Non so, se sono... Del balance. Eccoci qua. Ragazzi, che vi devo dire? È andata così. Ora chiederò di queste. Vediamo. Più che altro perché dovrei prendere queste, ma sono giganti. Siamo arrivati sull'isoletta giusto in tempo. Abbiamo trovato anche un tavolino e una pizza. Una signora con una pizza. Assaggio, ma che non è male, eh? Purtroppo ci hanno dato la pizza con cetriolini. Però io, raga, volevo la pizza quella lì americana. Tipo Domino's, così, capito? No, invece oggi abbiamo trovato tutta la mia roba. Oh, guarda quanto è bello quando passa la metro. Oddio, però gli insetti no, non mi piacciono. Ma la natura comporta anche questo. Neanche troppo male. È piccante. Grazie al cazzo, ci ho messo la salsa. Però non pensavo. Ultimamente, allora, all'inizio siamo partiti che nulla più era piccante. Sono due giorni che purtroppo... Ah, io oggi mi sono sentita male, eh. Vai, le Audacity, com'era? La strega, la witch. The lion, the witch. E le cronache di Narnia, eccolo, esatto, qua. Guarda, poi anche col guantino così non si sporchi. Effettivamente ha senso. Buongiorno ragazzi, in realtà avrei potuto riprendere ieri, che mi sono fatta tutto un giro da sola eccetera, ma lo rifaremo, quindi poi vi porterò con me. Come vi porto con me appunto oggi, vi faccio un po' vedere quella che è la mia vita da sola sostanzialmente qui a Seoul, perché la maggior parte del tempo sono sola. Sapete che per me non è mai stato un problema, quindi non lo è neanche qui, insomma. Anzi, ci sono tantissime cose che potete fare qui. Le persone vanno molto più in giro da sole, anche solo appunto per mangiare cose, quindi se prima non mi facevo problemi, pensate qui. Quindi mi sono svegliata, ora vi faccio vedere più o meno quella che è la mia routine. Comunque, prima cosa assolutamente, accendere il condizionatore. Tra l'altro a breve vi farò anche un home tour. Volevo sistemare un pochino meglio, diciamo, perché non è proprio come vorrei ancora. Tra l'altro qui, oltre al Yoongi, che mannaggia a lui, e i cacchio di biglietti che non siamo riusciti a prendere, c'è questo maialino che mi aveva dato la mia amica Fra. Poi ieri sera avevo messo la lavatrice, quindi adesso devo... ho fatto in tempo giusto a togliere l'accappatoio, perché ho detto vabbè, quello poi mi serve, quindi intanto lo metto fuori. Quindi devo mettere a stendere queste cose e devo però ritirare anche queste che avevo messo. Questa ormai è la mia stanza del ripostiglio, cioè il coso per i picnic, la cosa dell'aspirapolvere. Ah, tra l'altro questo l'ho comprato nuovo, carino, per la valigia. Sì, la foto che mi ha dato mia nonna, che mi sembra tipo un santino, infatti la metto là. Cioè, il bello è che è viva e vegeta, non ho capito perché mi ha dato sta foto. Vabbè, tutte le mie cose qua della pulizia e appunto il mio mega stendino. Qua si crea una stanza tutta caldina e le cose mi si asciugano subito. Come vedete, la mia lavatrice è sempre molto colorata anche qui. Letto lo sistemiamo dopo. Prima di tutto, appena mi alzo, colazione. Ripeto, devo andare a comprare un po' di cose al supermercato perché questa è la situazione del mio frigo. Letteralmente non c'è quasi più niente. In realtà ho questo avanzo, avrei però l'ora mangiare a pranzo. Questo invece lo mangio stasera, che è la carne che ho scongelato. Però appunto mi servono altre cose da aggiungere al supermercato. Che poi vorrei girare un cosa mangio in un giorno, una settimana, eccetera. Il problema è che quando sono da sola, intanto metto un po' di olio di sesamo, quando sono da sola non è che esco tantissimo fuori a mangiare. Da una parte è meglio perché si risparmia. Ok, quasi acceso. Togliamo l'eccesso. Le uova me le apro prima qua, così non faccio disastri. In realtà da quando vivo qua faccio molto più spesso le colazioni salate. C'è andata a finire una goccia, mannaggia. Che non quelle normali, insomma, classiche. Però preferisco, a parte che vi dovrei raccontare, questi giorni dormo malissimo. Quando riesco ad andare a dormire presto, tra virgolette, poi mi sveglio prestissimo. Comunque qua mettiamo queste. Ovviamente uno si è tutto aperto, mannaggia! Tanto facciamo la pappa per il signorino? Sì, ah, li hai sentiti subito, eh? Con la pappa e con la coppina di ami.
Vai amore, mangia bravissimo. Qua intanto mettiamo il riso a scaldare. Molto semplice in realtà, un minuto e via. Ecco il riso pronto che si gonfia tutto. Quindi io faccio così nel mio piattino, super cute. In questo caso metto metà riso, ci calo sopra le mie uovine. Guardate, perfetto. Ci metto un po' di questo peperoncino piccantello. Però prima fatemi dividere. Deve essere un po' più cremoso, mi si è cotto troppo. E ci metto anche un goccio di questa salsa che è super piccantissima. Però sapete che io impazzisco. Altra cosa che faccio è prendere questa spazzola prima di sedermi e passarla, perché come vedete Ami, adesso che fa caldo, non dorme più nel letto con me, si mette qua sul divano. Lei che vuole? Ha già finito la sua pappa? Non credo proprio, eh. Guardate che furbo, si mangia solo quel cosino in mezzo. Mi siedo un attimo qui mentre mangio. Questi giorni tutti mi avete chiesto la domanda più importante: perché non ci hai ancora parlato di Seven? Tutta la sua promozione, il fatto che è andato a destra, manca blu 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 blu. Ma la cosa è stata che lui ha scelto proprio un periodo sbagliato, perché in questo periodo io non so più a chi dare i resti. Quindi sono riuscita anche a stare poco dietro a tutte le promozioni, cioè vedevo una cosa, svenivo, ma finiva lì. Quindi è per quello che non ve ne ho parlato approfonditamente, perché sennò lo sapete come ho fatto per tutti gli altri, ne avrei approfittato. La fortuna, tra virgolette, poi non so se adesso cambierà qualcosa, se farà qualcosa qui, è che appunto qui a Seoul lui non ha fatto niente. È partito, è andato in America, poi è andato in Inghilterra, a Londra, e oggi torna. Quindi ecco, io sono spaventata se mai dovesse fare qualcosa qui a Seoul, perché poi lì sarebbero cavoli. Vi farò sapere, sicuramente ci proveremo. Il singolo è molto orecchiabile. Mi aspettavo una cosa un pochino meno commerciale, però capisco anche la scelta, essendo che appunto lui è andato a promuovere principalmente in America. Non mi è piaciuto il fatto che abbia messo Latto come rapper, insomma, perché secondo me da questa collab ci giova soltanto lei. Lui poco, insomma, quindi non l'ho capita. Cioè, poteva benissimo lui sostenersi una promozione da solo, anche perché se l'è sempre promossa da solo, nel senso lei non c'è mai stata poi fisicamente. Ma ripeto, la canzone in sé non è che necessitava questa parte rappata. Però ok, ci saranno state delle scelte dietro, quindi non siamo qui a sentenziare. La canzone è molto carina, molto orecchiabile. Nell'album spero appunto di sentirlo, come ha detto anche lui, provare cose differenti, perché lui si diverte sempre tanto, quindi sarei contenta in quel senso. Sapevo assolutamente di aspettarmi da lui un album super pop, quindi mi aspetto anche tante altre collab. Justin Bieber sicuramente. Poi oggi volevo andarmi a fare le unghie dei piedi, perché sapete qua fanno tutte quei set carinelli eccetera. Dovrei provare a chiedere, perché nel Four Seasons, che è quello appunto a Hongdae, se posso andare lì e farle il giorno stesso. Dovrei provare a chiedere, altrimenti passo e comunque prendo appuntamento, quindi nel dubbio. Tanto devo andare lì perché a pranzo, anche se è mezzogiorno adesso, io sto mangiando questo, ma ok. Non so se mi vedo con Ross o se comunque vado da sola, vabbè. Volevo andare appunto da Grain, che è il posto quello del brunch. Magari ci vado appunto tardino, così poi con l'occasione vado anche a fare la spesa. Adesso, cioè stando la lavatrice, letteralmente andiamo adesso. Contando che è mezzogiorno, dovremo farcela con i tempi. Ok, sono arrivata, ho pagato, ho preso tutto il mio coso. Mi avete tolto la tastiera nuova. Ecco le cosine che ho preso. Avevo messo croissant, ma non ce l'hanno mai, mi scordo. Quindi vabbè, pane, il mio yogurt con il mio cibo preferito. Questo qua è mozzarella, pomodoro e le salsicce. Facendo una pausa tempo nella via qua di Hongdae. Mi sono fermata un attimo da Daiso, ho preso delle cosine. Poi faccio vedere ma tanto tutte cose del caso. JK qua è tornato. Poi volevo prendere appuntamento per fare le unghie appunto, ma oggi è chiuso. Dovrei andare domani, ma bisogna lasciare un deposito. Purtroppo io ho già raggiunto il tetto massimo di trasferimenti che posso fare. Domani a riscrivere, che tanto devo tornare a Hongdae per fare dei giri, perché volevo fare un video di un giorno solo, ma penso
mi riaccolterò un pochino. Adesso vado un attimo da Olimpiano per vedere se trovo una cosina che mi serve per i capelli. Tornata a casina, tra l'altro sono passata alla gelateria con la self service praticamente, che c'è qui sopra. Due gelati, contate, l'ho pagato tipo un euro. Quindi ho preso questo che è il mio nuovo preferito, yogurt e pesca. Ora, appena finisco, vi faccio vedere cosa ho comprato. Vi giuro, ho bisogno di un attimo di respiro perché va caldissimo. Eccomi qua, haul delle cose che ho preso. Ripeto, maggiormente da Daiso. Da Olive Young l'unica cosa che ho preso alla fine è questa tinta. Era l'unico colore che mi ispirava, perché vorrei cercare di schiarire leggermente. Non perché questo non mi piaccia, ma perché sempre stesso problema. Appena poi, vedete, ho un attimo di ricrescita, sembro stempiata e questa cosa la odio, quindi cerco di schiarire un pelino senza magari fare danni, quindi ho preso questa. E invece da Daiso ho ripreso queste salviette per cercare di pulire sto benedetto piano cottura. Poi questa cosina voglio provare a usarla o al microonde o tipo friggitrice ad aria. È un mini stampino per fare il plum cake. Cioè non so come fare il plum cake qui perché, ripeto, io la farina non l'ho ancora vista. Poi guardate cosa ho trovato. Questi appunto per la friggitrice ad aria. Quindi proveremo se andranno bene. Perché poi da AliExpress avevo preso un coso appunto tipo questi in silicone. Però è tipo gigante. Poi questo invece è il profumino per il coso del lavandino che c'è dentro. Tipo il secchietto. Poi altre salviette per il pavimento. E poi ho preso questo scopettone perché mi serve per pulire le ciabatte, che quando esco con la pioggia si sporcano tutte, almeno con questo raschio bene e lo uso solo per questo. E poi rasoietti, finalmente ho trovato quelli normali perché non ce l'avevano mai. E niente, insomma, questo è, che come vedete è questa, questo è il coso di silicone ma è tipo troppo grande. Forse questi vanno bene. Senti, allora, dopo questa io perderò la pazienza con le foto di JKP. Sono rimaste, quando le avevamo messe con Alessia per fare una cosa, le ho lasciate lì ovviamente, non sia mai. Quindi vabbè, sembrerò pazza, ma tanto figurati. Dai, meglio di questo rosa, almeno lo metti così. Tra l'altro oggi al supermercato ci vado, ma prendo l'auto. Non ho proprio la forza di arrivarci a piedi. L'altra volta mi sono letta quali numeri arrivano, quindi dovrebbe essere semplice. Cioè dovrebbe essere letteralmente una fermata. Ok, sto andando a prendere l'auto. Eccolo lì, quella di fermata vicino a casa mia. Sono esattamente 3 stop. Ho fatto tardi perché Zanna poi mi ha videochiamata, quindi dobbiamo aspettare. Ho preso il cosino qua, il carrellino. Allora, la missione di oggi in realtà è cercare un ammorbidente. Perché, allora, adesso sto usando questo, che fa un profumo buonissimo, ma costa un botto come potete vedere. Però volevo un ammorbidente, quindi prima devo capire come sia fatto e come sia scritto. Dopodiché possiamo intervenire, forse. Signori, ho trovato la farina, eccola. Tararara. Penso sia la prima volta che accendo tutte le luci in casa. Ma dovevo registrare un TikTok di tutte le cose che ho comprato, quindi eccoci qua, appena finito. E a voi faccio fare una carrellata veloce, diciamo, anche perché poi queste cose le devo mettere adesso subito in frigo. Qui avevo ancora un po' di carne congelata. Questo, vedete, è il mio congelatore pieno di mandù. Poi finalmente mi sono ricordata di prendere le foglie di perilla, che ogni volta mi scordo, guardate che belle. E ho trovato anche questi noodles a 20 calorie, che non so se sono tipo quelli di Konjac, onestamente. Qui c'è scritto right noodle. Comunque questa è la spesa per ora. Ho ripreso anche le mie cider, perché cioè queste se le prendete al supermercato costano tipo 2 euro, se le prendete al convenience store una costa tipo 4 euro, follia. I miei avanzi da finire qua, i miei risi quelli stamattina anche. Qua adesso facciamo anche subito, facciamo la papinami. Oh, la papinami. Poi magari spegniamo tipo quasi tutte le luci. A me piace stare così soffusa. Non avete idea, pensavo di passare la serata a non fare nulla e in realtà mi sono ritrovata che sono 00:36 e ho fatto la videochiamata con Giulia. Ora mia madre mi sta riempiendo di video dei cani e adesso devo portare anche Ami a fare l'altra passeggiatina. Di solito cerco di portarlo 2 volte al giorno. Poi, nell'attesa di fare il wifi, ho acquistato un'altra carta, soltanto appunto internet, così almeno la uso per
10 giorni, sperando appunto che poi in questi 10 giorni io riesca a fare questa cacchio di connessione wifi. Per finire il clip di oggi, vediamoci queste piccole clip della Nana Naisi. Che sta succedendo? Eccolo qua, mia madre che... niente, mia madre che cerca di far spostare Aisi, ma niente. Ciao mio amore. Eccola qua la puzzetta. Ma non un gremlin. Tutta brutta. E la Wendy. E la Wendy bruttissima. Mattina sono proprio stata a prendere la SIM card. Sono andata un attimo qui a Honde. Ho lasciato per dirvi a casa il condizionatore acceso, cosa che di solito non faccio. Quindi proprio toccata e fuga, anche perché l'appuntamento per le unghie, alla fine sono riuscita a prenotarlo su Kakao, quindi ok, gli ho inviato il deposito e tutto, quindi poi domani quando tornerò qui, ok, sarà tutto pronto. Adesso voglio prendere qualcosa da bere, però qui non hanno il mio yogurt alla fragola, giù è diventata un'ossessione. Volevo qualcosa di fresco più che altro perché avete dubbi che si muoia di caldo, però non c'è niente, quindi tornerò a casa e basta, anche perché mi devo fare la tinta ai capelli per forza. Tornata a casa, appunto, come vi ho detto prima, mi devo assolutamente fare sta tinta ai capelli perché non li sopporto più, quindi faremo questa cosa. Poi guardate che carino, ho comprato l'altro giorno ovviamente anche il portapassaporto nuovo, questo qui di Cookie, che dovrebbe essere appunto la linea nuova, quindi passaporto. Questa qui è la tesserina che adesso dovrò inserire. Ho preso quella ovviamente senza messaggi perché mi serve veramente giusto per internet, quindi adesso la metto subito. E poi veramente credo che con il prezzo con cui ho comprato questa da 10 giorni ci avrei fatto letteralmente l'abbonamento di un mese con il wifi, quindi questo è quello che possiamo fare, ragazzi. Ragazzi, la giornata è andata così. Praticamente da quando ci siamo lasciati, poi alla fine sono rimasta appunto a lavorare, eccetera eccetera. Tra l'altro non ho ancora finito PS, perché poi mi distraggo ogni 3 secondi, altrimenti avrei finito ore fa. Poi G1 mi ha chiamata e mi ha detto: ci sei stasera, andiamo a cena, bla bla bla. Per chi non sapesse, G1 è il fidanzato di Jenna. Quindi ok, caccia. E siamo andati a Hongdae, nel nostro posto del Dakgalbi preferito. Poi dovevamo andare a un Plus perché praticamente noi abitiamo nella stessa zona, casualità vuole, ma in realtà era chiuso perché stiamo facendo dei lavori. Quindi niente, poi siamo tornati a casa. Gli ho raccontato la cosa di JK che ha detto nell'ultima live. Ha detto come dire slay in coreano. Però G1 mi ha detto che lo ha detto in Satori, che sarebbe il dialetto, insomma. In coreano il Satori è il dialetto, come per dire l'italiano, e poi ci sta il napoletano, fiorentino, eccetera eccetera. E quindi ce l'ha detto apparentemente in Satori busaniano. Ovviamente lui è di Busan, quindi pomichotai. Ora vi faccio sentire come l'ha detto G1, spero non si arrabbi. Sì, say it again. Pomichotai. Continua a fare pomichotai. Insomma, ci siamo fatti una bella risata. E poi appunto sono tornata a casa e ho detto: no, domani mattina non posso farmi la tinta, ho rimandato troppo perché devo andare a fare le unghie. Alle 11 devo stare al negozio, quindi Poi credo rimarrò lì a Hongdae, mi porto il computer e mi metto un po' lì a lavorare, perché appunto poi alle 3 mi devo vedere con Lara, quindi con l'occasione penso rimarrò lì. Pensavo non bastasse, ma in realtà sono riuscita a coprire tutto. Vediamo che colore uscirà, se si sarà un po' schiarito, e soprattutto spero non sia venuto tipo a macchie. Sapete quando state per fare una cavolata, lo sapete, però comunque la vostra mente vi dice di farla lo stesso. Io adesso ho sciacquato la tinta, come vedete qua, proprio zero ovviamente. Il problema è qua, non so se si vede, cioè non so che neanche che risultato mi aspettassi nella mia testa, e questo è il problema. Vabbè, qui c'ho la parte vertiginosa e qui, come vedete, una frangia normale. Quindi vabbè, nei prossimi giorni rifarò quella scura. Finite, sono venute troppo carine, non avete idea. Alla fine ovviamente ho preso il set che costava più di tutto, perché non mai uscire una cosa secondo voi. Adesso è mezzogiorno, in realtà ho pensato: uno, o vado direttamente al caffè e aspetto Lara, oppure due, vado a mangiare nel mio posto preferito, quindi andiamo a mangiare lì in Nemion. Improvvisamente è venuto a piovere, come sempre in questi giorni. Io devo capire what's wrong with the weather. Comunque il posto mio preferito era pieno. Ovviamente mi scordo, lo mangiano presto, quindi essendo presto pieno. Quindi opzione B: andare al caffè
E mi sembra il combino e si era fatto la cosa. Niente, come sempre quando sto con qualcuno mi scordo puntualmente di riprendere. Sono tornata a casa, appunto mi sono vista collare, eccetera eccetera. Tanto se mi seguite su TikTok avrete visto il mini vlog. Adesso sono tornata a casa, ragazzi, fa di un caldo che voi non avete idea. Ancora adesso e sono tipo le 8 e qualcosa. Quindi ho riacceso il condizionatore, ho finito di editare il video perché poi nel caffè mi si era spento il computer, ovviamente non ho potuto continuare. Qua ho tutta la mia lista di avanzi da mangiare. Ho portato a mia spasso, nel mentre sto mettendo Just Like That perché devo recuperare le puntate. Ho messo anche la lavatrice. E guardate chi c'è in live. Il solito. Io non so più come fare. È la seconda doccia che mi faccio. La prima appena sono tornata a casa. Poi ho portato Ami e ho rifatto la doccia perché ovviamente il sudore. Giuro che tanto poi a dicembre mi lamenterò per la neve. Quindi non so quale sia peggio.